Ed eccola qui la nuova Yaris GR Sport, ispirata al mondo Gazoo Racing, dove la Yaris sta recitando un ruolo veramente molto importante. Eccola qui l'allestimento estetico di una normale Yaris Hybrid che arriverà in concessionaria per soddisfare quei gusti di quei clienti che comunque vogliono avere la macchina sportiva, ma allo stesso tempo non hanno la necessità, non hanno disponibilità economica, non hanno nemmeno la voglia di portarsi a casa un oggetto da 261 cavalli, ma semplicemente vogliono avere un'estetica un pochino più pepatina nel contesto di una vettura ibrida estremamente efficiente come la Yaris Hybrid. Esteticamente chiaramente si differenzia per un assetto più sportivo, per l'introduzione di ruote da 18 pollici, in questo caso gommate Michelin 215-40, più cattive nel look, con una pinza freno a doppio pistoncino flottante che chiaramente permette a questa macchina di essere come sempre efficiente, perché poi questo powertrain lo conosciamo bene, estremamente efficiente, estremamente risparmioso, ma allo stesso tempo l'assetto più rigido, un pochino più bassino e chiaramente la caratterizzazione con le ruote un pochino più larghine permette a questa macchina di essere più bella, sicuramente da un punto di vista estetico, alla stregua di quello che avviene ad esempio per prodotti come le classe A che vantano i pacchetti AMG Line o per dire le BMW con i pacchetti M anche per le varianti tradizionali, o anche Audi con le S ispirate alla gamma RS. Ovviamente anche qui ci si porta a casa un tocco di brio in più nel contesto appunto di una macchina molto normale, a dire la verità molto speciale, come è questa Yaris. Speciale perché c'è la Toyota New Global Architecture, ci sono dimensioni molto compatte perché parliamo di 3,94 m, quindi una macchina che è molto compatta anche nel contesto del suo segmento, e poi chiaramente anche questa propulsione ibrida che è molto particolare, rende unico assolutamente questo prodotto. Le differenze non sono solamente nell'esterno, ma sono anche all'interno. Ma prima di andare a vedere come è fatta dentro, come viene proposta dai tecnici giapponesi, andiamo a vedere anche qui davanti, dove la classica calandra ad omega viene rifinita all'interno con questo elemento, lo vedete, lucido, che va a dare un bel tocco di maggior cattiveria, eccola qua, ad una macchina appunto che è cattiva, lo ribadisco, non è per quanto riguarda il powertrain. Gli interni vengono anche in questo caso ispirati al mondo della GR, ovviamente rimangono tutti gli elementi croccantissimi della normale Yaris. Viene introdotto il tappettino che troviamo anche sulla GR Yaris, il sedile viene ispirato, lo vedete, alle varianti un pochino più sportive, con il logo GR sul poggiatesta, le cuciture a contrasto pelle con una microfibra nella parte centrale di seduta. Anche il mondo appunto dell'interno viene rifinito con un volante con la pelle traforata ai lati, il logo GR sulla razza verticale, e poi altri piccoli elementi di finitura che fanno capire che siamo all'interno di una variante GR, anche se in realtà è GR Sport, per questa piccola Yaris, che conserva la strumentazione digitale, eccola qui, la vedete, con il quadrante analogico, con i due carlocchiali della zona laterale, e poi eccola qui la sigla GR che va a comporre il display, e poi chiaramente anche lo stesso sistema di navigazione e sistema multimediale che abbiamo visto sulla normale Yaris, chiaramente personalizzato in alcune schermate, ma di fatto è esattamente lo stesso. Per quanto riguarda la parte d'interno, rimane la possibilità di ricaricare in wireless, rimane il doppio porta bottiglia, rimane l'esistenza del bracciolo con un piccolo spazio nella parte sottostante, rimane una vettura che comunque ha degli interni che sono assolutamente in linea con le esigenze di un mercato come quello di segmento B, all'interno del quale la Yaris recita un ruolo assolutamente fondamentale, di leader assolutamente di mercato, almeno per quanto riguarda le varianti ibride di questo segmento, con una compattezza che chiaramente non va molto d'accordo con l'ospitalità nella zona posteriore, ci si sta, ma è un po' strettina, e in più anche, non ho mai capito, però la porta non si apre a 90 gradi o pseudo 90 gradi, ma ha un'apertura abbastanza limitata, e questo chiaramente limita le possibilità d'accesso. Però la macchina in questo caso si rivolge ad un pubblico più giovane, che di sicuro non credo, almeno avrà una famiglia numerosa, e soprattutto si rivolge ad un pubblico di quelle persone che convincono la mamma, come facevo io,
a comprare l'automobile che più gli piace, magari, visto e considerato che già la stanno comprando nuova, magari al posto di prendere l'allestimento base prendono quello un pochino più sportiveggiante, insomma, anche per iniziare a respirare un po' l'arietta del racing. Frazionamento 60-40, la possibilità chiaramente di avere un bagagliaio comunque migliore rispetto a quello dagli Yaris di precedente generazione. E poi la cosa che mi piace è che qui sotto c'è uno pseudo estrattore d'aria che ricorda un po' anche quello della Yaris GR, al lato del quale spunta uno scarico vero, e questo dovrebbero impararlo molti costruttori che camuffano questo elemento, che invece anche in una macchina ibrida come questa Yaris GR Sport viene evidenziato e viene lasciato in vista proprio per sottolineare la presenza di un motore tre cilindri, per carità, ibrido lì davanti, che assicura consumi molto contenuti, posso immaginare leggermente superiori rispetto alla normale Yaris per via della gommatura, ma poca roba, ecco, di fatto una macchina che comunque è veramente molto efficiente e come sempre è anche, devo dire, molto azzeccata da un punto di vista estetico. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente su automoto.it, fatemi sapere cosa ne pensate di questa Yaris GR Sport e non GR Yaris, c'è una bella differenza. Viva la passione per l'auto e full gas sempre, ciao!